Siamo con Antonio Fani, vice sindaco di Castel San Nicolò. Lei stamattina ha diramato un comunicato, che appunto chiarisce che questa aggressione ci sarebbe stata, ma non nel vostro comune. Allora, io chiarisco che non so se questa aggressione c'è stata o meno, lo sapranno le forze dell'ordine. Io ho chiarito che nel nostro comune a luglio e soprattutto nella località Strada in Casentino, che è il capoluogo del comune, a luglio non è stata fisicamente realizzata alcuna sagra o alcuna festa, e quindi questo è già un elemento probatorio importante. Certo. E che quindi, non essendo stata realizzata alcuna sagra, alcuna festa a Strada in Casentino, viene da sé che questo episodio non può appartenere alla nostra comunità. Oltretutto, non risultava dai contatti avuti con il locale comando, dei carabinieri, quindi col maresciallo, con la nostra polizia municipale, non mi risultavano, fatti, che riguardassero la nostra comunità, aventi oggetto atti di bullismo o quant'altro. E non mi risultava nessun ragazzo, adolescente di Castel San Nicolò che avesse subito una tale aggressione. Ecco, questo è quanto. Vivo nel paese, sono anche presidente di un'associazione, quindi, che si occupa di ragazzi adolescenti, è un circolo parrocchiale, li vedo continuamente. Ho a che fare con le famiglie, con i genitori, io questo terrore onestamente non lo percepisco. Quindi questo, poi, anzi, detto questo, poi fra me, ho anche pensato successivamente, se fosse vero, forse sarebbe ancora più grave che un sindaco non lo sapesse. Ecco. Io ho dei messaggi su WhatsApp da parte del maresciallo dei carabinieri. E da parte di un brigadiere, che è qui perché il maresciallo è in vacanza, che io sappia, che siccome qui si parla di luglio, fatti avvenuti a luglio, che mi scrivono che questa è una notizia falsa perché a Strada in Casentino a luglio loro non hanno effettuato nessuna azione in tal senso. La Polizia Municipale lo stesso, il vicecomandante della Polizia Municipale mi ha confermato anche lui per iscritto su WhatsApp che non gli risulta niente,